Eccoci amici, ci risiamo, o meglio siamo arrivati all'osservatorio, al Wharf, questa bellissima rotonda sul fiume. Io mi sono tolto il cappello per maggior segno di rispetto, posso allentare la sciarpa nonostante il vento che incombe oggi su questa baia. In fondo abbiamo l'isola di Solomon, siamo sempre nel Maryland e lì è l'ultimo lembo di terra sul mare e questa cittadina bellissima, vi ho fatto vedere prima alcune case, ecco questo è lo spiazzo davanti alla rotonda, perché qui c'è anche una comunità di Amish, c'è un certo tipo di turismo del weekend che viene a vedere la natura. E guardate quanto è bella questa rotonda sul fiume, perché siamo qui? Perché in un posto del genere, così tra virgolette solitario, così periferia, così silenzioso, addirittura così naturalista, c'è appunto la riserva, qui si è tra l'altro fatta anche una storica battaglia per l'indipendenza. Siamo lungo il fiume che arriva a brevissimo al mare, perché il mare è praticamente dietro questo lembo di terra. Ecco, grazie al web questo posto è centro, perché qui tu puoi venire a riflettere, a studiare, un po' la metafora che vi avevo proposto con Wow, quando abbiamo iniziato a ragionare del futuro della meraviglia attraverso un business forum siffatto. Ma qui volevo anche parlarvi di digital, del successo di Amazon fatto con Vittorio Del Re e Giuseppe Nappi, e qui voglio anche proferire una parola molto impegnativa, la parola del commercio elettronico, la parola si chiama Vortalia, perché credo che sia estremamente importante parlare di Vortalia come lo strumento che darà l'orgoglio nazionale, la possibilità di competere nel mondo. E pensate se Vortalia fosse stata fatta sulla quinta strada di New York. Probabilmente l'avrebbero conosciuta tante persone, ma non avrebbe avuto quel senso di verità che si respira avendola fatta in una periferia del mondo. E questo a noi piace terribilmente, perché il web è libertà e dunque non serve essere nel centro del mondo, ma con il web si possono affermare le proprie idee, si possono affermare i propri business e il futuro lo si costruisce così. Avete visto anche questa frase molto bella? This important project connecting us to our past and inspiring hope for the future. Was supported by many local business and individuals. E quindi, come vedete, io non l'avevo ancora letto, l'ho letto assieme a voi. Qui, Leonard Town è tutto, rimarremo in silenzio a capire quale ispirazione prendere rispetto al futuro.